To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973. After being shot with both arms held in the air, and then shot again from the back, I was left on the ground to die. And when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was released in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Spectrum. Evelyn, mia zia, era l'eroina della mia infanzia. Mi portava sempre in qualche posto per mettermi di fronte alle cose, come diceva lei. Mi portò a visitare musei. Credo che visitammo praticamente tutti i musei di New York. Mi trasformò in una vera e propria amante dell'arte. Prima ancora di avere dieci anni potevo riconoscere un Van Gogh a colpo d'occhio e sapevo cos'erano il cubismo, il surrealismo, l'espressionismo astratto. Picasso, Gauguin, Van Gogh e Modigliani erano i miei pittori preferiti. All'epoca non conoscevo neanche il nome di un qualche pittore nero. Pochissimi musei, se non addirittura nessuno, esponevano opere di artisti neri, così giunse alla conclusione che i neri non sapessero dipingere, ma sentì parlare dell'arte africana da mia madre. Da sempre aveva tenuto delle sculture africane in casa erano le uniche che avesse. Mi erano sempre piaciuti quei pezzi e mi dava veramente fastidio quando, facendo storia dell'arte al liceo, sentivo l'insegnante parlare dell'arte africana come primitiva. La verità era che l'arte, se era di qualcuno che non fosse bianco, veniva chiamata primitiva. Oltre che ai musei, Evelyn mi portava al cinema e al teatro e provavamo tutti i tipi di ristoranti. Andavamo nei parchi, giravamo in bicicletta e fu Evelyn a darmi le prime lezioni di canottaggio. Era molto sofisticata e conosceva cose di ogni genere. Eravamo in piena sintonia perché potevo porle ogni tipo di domanda. Volevo sapere ogni cosa. Mi dava un libro e mi diceva Leggilo. Ed io lo divoravo come se fosse un gelato alla crema. È stata Evelyn che mi ha portato a vedere per la prima volta uno spettacolo all'Apollo. Frankie Lemon e i Teenagers. Mi sembrava di camminare sulle nuvole. Da allora, non appena imparai a muovermi con la metropolitana da sola, cominciai ad andare agli spettacoli diurni. Se mia madre e mia zia l'avessero saputo sarebbe venuto loro un colpo. Scommetto che la gente si chiedeva che cosa ci facesse quella bambina da sola all'Apollo, ma nessuno mi infastidi mai da quel punto di vista ebbi sempre fortuna. Barbara era la bambina che viveva nella casa accanto alla nostra a Queens, è stata la mia amica nemica per un bel po' di tempo. Un giorno la vidi uscire dalla sua casa vestita di un abito bianco e un piccolo velo bianco, come quelli che indossano le spose. Ogni cosa che indossava era bianca, dalla testa fin giù ai piedi. Aveva persino una piccola Bibbia bianca in mano. Pensai che stesse andando a un matrimonio da bambini, come si usa giù al sud. Allora mi avvicinai e le chiesi con chi si dovesse sposare. Disse che faceva la prima comunione e che era cattolica. Bene, mi converti all'istante. Anche io volevo indossare un abito bianco e vestirmi come una sposa. E poi i cattolici uscivano prima da scuola, il mercoledì. Mi precipitai a casa a raccontarla a mia madre. Mia madre era molto permissiva per quanto riguardava la religione. Ci aveva dato carta bianca, qualora avessimo deciso di essere cattoliche, battiste, metodiste o qualsiasi altra cosa. Così iniziai ad andare alla messa e alle lezioni di catechismo il mercoledì. La chiesa cattolica era diversa da tutte le altre chiese nelle quali ero stata. Giù al sud andavo sempre in chiesa, ma quelle funzioni erano ricche di musica ed emozioni. Me ne stavo seduta, rapita dalla musica, e guardavo quella gente che trovava la felicità o trovava lo spirito saltando di qua e di là. Non ero proprio devota, ma mi piaceva andare in chiesa. Nelle chiese per i neri, nelle quali ero stata, l'atmosfera era densa, la musica dava il ritmo e il pastore predicava e cantava allo stesso tempo. La gente si sentiva libera di fare quello che più le andava. Se aveva voglia di ballare, ballava, se aveva voglia di pregare, pregava, se si sentiva di urlare, urlava e se si sentiva di piangere, piangeva. La chiesa esisteva per dare loro forza e per superare la lunga settimana che avevano davanti. Dove noi vivevamo a Queens non c'era una chiesa per i neri. La chiesa cattolica era diversa, era silenziosa e fredda. La musica era terribile e non si riuscivano a capire i nove decimi della funzione. Ma quello che mi affascinava era la sua spettralità. Avevano così tante cose strane collegate alla religione. Quando entravi dalla porta potevi farti, dovevi farti il segno della croce con l'acqua benedetta, poi, prima di sederti, dovevi genufletterti, e durante la messa era tutto un su e giù, seduti, in piedi, genuflessi, e c'era così tanta roba da imparare. Le stazioni della Via Crucis, i grani del rosario, accendere le candele, confessarsi. Era tutto così spettrale che sentivo che quello doveva essere il vero Dio. Le suore mi sbalordivano sul serio se ne andavano in giro con degli anelli al dito dicendo di essere spose di Dio era davvero strano e non potevano avere bambini né fare quella certa cosa e la gente diceva che avevano la testa rasata sotto la cuffia. Ero veramente confusa. Le lezioni di catechismo non avevano niente a che vedere con le nostre scuole della domenica. Non raccontavano mai delle belle storie su Gesù e non cantavano mai Yes, Jesus love me. Sì, Gesù mi ama. Al catechismo imparavamo tutto sui santi, mi sembrava che ne avessero perlomeno un milione. E poi c'era la Vergine Maria. Le attribuivano una grande importanza e, e ci facevano persino rivolgere a lei le nostre preghiere. Io ubbidivo, ma quella storia rimase per me sempre molto difficile da mandare giù. Niente nel mondo dei cattolici era sempl semplice: avevano anche tipi diversi d'inferno. Avev ne avevano uno speciale per i bambini, poi ce n'era uno di mezzo, e finalmente l'inferno vero e proprio. Avevano persino due tipi di peccato, mi pare ancora di sentire le parole di quella suora come se fossero ieri. Un peccato veniale è un peccato che non è così grave, è un peccato bianco, ma un peccato mortale è terribile, è un peccato nero. La sera della vigilia della mia prima comunione dovevo portare in chiesa il mio certificato di battesimo. Ne avevano bisogno per provare che ero stata battezzata. Mia madre era impazzita per ritrovarlo, e io ero impaziente di andarci, perché mi avevano detto di portarlo al convento dove vivevano le suore. Morivo dalla voglia di vedere com'era la loro vita là dentro, ma vidi poi che era altrettanto freddo e inanimato quanto la chiesa. Quando diedi il mio certificato di battesimo alla suora, questa quasi sobbalzò sulla sedia. Oh no, questo non va bene, disse. Questo non è un certificato di battesimo cattolico, non sei mai stata realmente battezzata. Cosa? Dissi? Sì, che sono stata battezzata. No, non lo sei stata disse. Non è un battesimo cattolico. Quindi non conta. Devi farti battezzare entro questa sera, altrimenti non potrai fare la prima comunione domani. Non ero preparata a questo. Mi presi un istante di riflessione. Stava parlando dei miei padrini come se fossero fango sotto i miei piedi. Chiamarono mia madre e le dissero che doveva venire in chiesa. Poi fecero venire delle persone totalmente strane da chissà dove, mi dissero che facevano le veci dei miei padrini e mi battezzarono. Non ho mai più rivisto quella gente e se mi chiedessero i loro nomi non saprei ripeterli. Avevo avuto una madrina per tutta la vita e ora... Mi stavano dicendo che non era la mia madrina perché non era cattolica. Quel giorno mi fecero veramente arrabbiare, ma non dissi granché. Volevo veramente fare la mia prima comunione. La feci e in seguito anche la Cresima, ma il mio rapporto con loro non fu più lo stesso. La sesta classe passò quasi senza particolari eventi. C'era un'altra ragazza nera nella mia classe, Gayle. Diventammo amiche, mentre i miei rapporti con i ragazzi bianchi si deterioravano sempre più. Mi facevano capire chiaramente che non importava loro niente di me, e io facevo altrettanto per dimostrare che non mi importava niente di loro. La cosa che odiavo di più erano le loro illazioni sul mio conto. Da un lato essi davano per scontato che fossi stupida, ed erano quindi stupiti quando gli dimostravo che avevo del cervello. Uno degli scontri più duri si verificò quando un ragazzo della mia classe, non riuscendo a trovare una penna che suo padre gli aveva dato, mi accusò di averla rubata. Lo aspettai fuori dall'aula e appena uscì gli saltai addosso come una pazza. Alcuni insegnanti ci divisero. Ci sorprendi, continuavano a dire. Non avremmo mai pensato che potessi comportarti in questo modo. Di solito ero molto calma e di buone maniere. Si comportavano come se avessi aggredito quel bambino senza un motivo e non riuscivano a capire perché fossi così arrabbiata. Di fatto, neppure io lo capivo all'epoca. Fuori dalla scuola era tutta un'altra faccenda. Quando non dovevo fare i compiti o le faccende di casa, andavo in esplorazione. La bicicletta era uno dei grandi amori della mia vita. Saltavo in sella e me ne andavo in giro per il Queens. Qualche volta di sabato o domenica correvo tutto il giorno, uscendo di casa la mattina presto e tornando tardi quando mi era concesso. E quando non andavo in bicicletta era da qualche parte a giocare con i miei amici. Giocavamo ad ogni cosa, da nascondino alla palla a mano. Giocavo di più con i ragazzi che con le ragazze, perché i ragazzi facevano dei giochi migliori. Mi piacevano i giochi con la palla e tutto ciò in cui si dovesse correre. Il campo dei giochi era dall'altra parte della strada di fronte alla mia casa, ed io mi godevo al massimo tutto quello che c'era lì dentro. Giocavo a campana, a biglie, a cowboy, agli indiani. Volevo sempre essere un indiano, mi nascondevo sopra o sotto qualcosa e saltavo fuori gridando a squarciagola. Ero anomala, in questo senso, perché la maggior parte dei bambini volevano fare cowboy. Ero rozza e senza tatto e giocavo sempre come se la mia vita dipendesse da quel gioco. Alcune bambine non volevano giocare con me perché dicevano che ero troppo rozza e mi escludevano sempre dal loro gruppo quando giocavano a saltare la corda. Ero troppo rozza per fare il salto incrociato e non andavo loro bene neppure per girare la corda. Dicevano che ero troppo irregolare. Ma avevo sempre un'amica del cuore ed era sempre una ragazza. Avevo altri amici con cui giocare e andare a zonzo. Ma avevo sempre un'amica speciale con la quale potevo veramente parlare. Andavamo nel negozio di caramelle, al cinema e in altri posti simili. Oppure ci sedevamo a parlare di tutto per delle ore. Quando andai in sesta iniziai a idealizzare e a imitare i grandi che andavano alle medie. Non vedevo l'ora di crescere. Il mondo degli adulti era così eccitante, e quando eri grande potevi fare quello che volevi. Per di più, cominciavo a sentirmi diversa. e Incominciavo a interessarmi ai ragazzi. Crackers. Crackers. Te l'avrei potuto dire ai vecchi tempi, nel parco o scivolando giù per la collina di cosa si trattava. Mi sarei potuta sedere vicino a te sui gradini di una scala e darti metà del mio Cherrygun. E tra palloncini e risatine te l'avrei potuto dire. Ma ora siamo cresciuti ed è tutto così complicato quando vuoi bene a qualcuno. Adesso, quando apro la scatola dei crackers, non trovo più l'anellino a forma di cuore, ma solo un puzzle che non voglio risolvere. In carcere. Sembrava nel mezzo della notte. Qualcuno mi stava chiamando, svegliandomi. Cosa volevano? Mi resi conto improvvisamente di un gran movimento. Polizia, il gracidio delle radioline, il posto era pieno di brusi. Tieni, mettiti questo, mi disse uno, dandomi un accappatoio. Che succede? Chiesi. Ti trasferiamo. Dove mi state trasferendo? Lo scoprirai quando ci arriviamo. Una sedia a rotelle mi stava aspettando, pensai che mi stessero portando in carcere. C'era una colonna di auto della pulizia fuori dall'ospedale, sembrava di essere nuovamente in un corteo. Il viaggio fu piacevole, mi faceva bene anche solo guardare le case, gli alberi e le persone passando in auto. Arrivamo al carcere all'alba, nel mezzo di nessun luogo, era un'orrenda costruzione a due piani. Mi spinsero su per le scale al secondo piano. Fui messa in una cella con due porte. All'interno c'era un cancello fatto di sbarre e al suo esterno c'era una pesante porta di ferro con un minuscolo spioncino dal quale si poteva malapena vedere fuori. La cella conteneva una brandina con una ruvida coperta verde e una panca di legno bianca, sporca, con centinaia di nomi incisi. Vicino alla cella c'era il bagno, con un lavandino, una toilette e una doccia. Appeso sopra al lavandino c'era il fondo di una pentola o di un tegame. Avrebbe dovuto funzionare da specchio, ma riusciva malapena a vedermici. C'era una finestra schermata da tre sottili lastre di metallo che dava su un parcheggio, un campo e lontano un'area boschiva. Camminai intorno alla cella fino al bagno, alla finestra, alla porta. Avanti e indietro fino a quando fui esausta. Ero ancora abbastanza debole. Mi sdraiai sulla brandina e mi chiesi che tipo di posto sarebbe stato. Eccomi qui, il mio primo giorno di carcere. Dopo circa un'ora, una guardiana aprì la porta esterna e mi chiese se volevo la colazione. Di sì, di sì, e nel giro di un paio di minuti ritornò con uova e del pane in un contenitore di plastica e una tazza di metallo che conteneva qualcosa che si supponeva fosse caffè. Le uova non avevano poi un sapore così cattivo. Forse il cibo in carcere non è così cattivo come dicono. Ricordo di avere pensato. Sentì altre voci, ma era evidente che non si trattava di poliziotti. Poi sentì una radio. Musica nera suonavano così bene. Guardai dello spioncino e vidi delle facce strane e distorte a causa del vetro concavo, ma erano facce nere e corrispondevano alle voci nere che avevo sentito. "Come state?" domandai. Nessuna risposta. Poi mi resi conto di quanto spessa fosse la porta di metallo. Così, questa volta gridai: "Come state?" Mi rispose un coro di voci smorzate: "Bene!" Mi sentivo meglio. Persone reali si trovavano appena al di là della parete. La guardiana aprì la porta di metallo e mi diede delle uniformi. Uniformi da donna, blu reale, bottoni bianchi, colletto polsini. Mi misi a provarle fino a quando ne trovai due che mi andavano bene. Poi mi diede un'enorme mutanda di cottone che sembrava fatta con stoffa da tenda e una camicia da notte che era esattamente come la mutanda. Hai diritto a un uniforme pulito la settimana. Una la settimana? Quasi gridai. Dovevano essere pazzi. Dietro la guardiana, attraverso la porta aperta, potevo vedere le donne che le stavano intorno. Erano tutte nere, mi sembrava. Mi sorrisero e mi salutarono. Mi faceva così bene vederle. Erano come un pezzo di casa. Quando avete intenzione di aprire la mia cella e lasciarmi andare di là? chiesi indicando le altre donne. La guardiana sembrò sorpresa. Non lo so, devi chiedere al direttore. Bene, quando posso vedere il direttore, insistetti. Non lo so. Allora perché sono richiusa qui, qui dentro? Perché non posso andare al di là con le altre donne? Non lo so. Ma perché allora non mi puoi fare uscire? Ci hanno detto che devi rimanere nella tua stanza. E per quanto tempo intendete lasciarmi rinchiusa in questo modo? Non lo so. Capì che era inutile. Puoi dire al direttore che voglio vederlo? Chiesi. La guardiana chiuse la porta e se ne andò. La porta di metallo venne nuovamente aperta. Un'orrenda donna bianca, tutta aggrinzita, stava di fronte alle sbarre. Il mio nome è Miss Butterworth e sono la responsabile del settore femminile del carcere. Mi ricordava un cavallo decrepito. Bene, Joan, c'è qualcosa che posso fare per te? Non mi piaceva il suo aspetto o il tono della voce, ma decisi di ignorarlo per il momento e di affrontare subito la cosa. Quando potrò uscire da questa cella e andare fuori nella sala grande con le altre donne? Non lo so, Joan. Perché ci vuoi andare? Perché non voglio stare qui dentro tutto il giorno, rinchiusa e da sola? Perché, Joanne, non ti piace la tua stanza? È molto bella. L'abbiamo fatta ridipingere apposta per te. Non è questo il punto, dissi. Voglio sapere quando potrò uscire insieme alle altre donne. Bene, Joan, non so se potrai uscire, capisci? Dobbiamo tenerti qui dentro per la tua incolumità. Perché ci sono state minacce di morte nei tuoi confronti, capisci, Joan? disse abbassando la voce come se stesse parlando confidenzialmente. Chi ammazza i poliziotti? Non è molto popolare negli istituti correzionali. Qualcuna di quelle donne mi ha minacciata? Beh, non lo so, ma sono sicura di sì. Scommetto, dissi fra me, che nessuno minaccia la mia vita, solo non mi volete far uscire. Joanne, la cosa importante è che ti comporti bene e collabori con noi. Così potremo inviare al giudice un rapporto positivo sul tuo conto. È importante che le nostre ragazze si comportino da Signore. Questa donna mi faceva vomitare. Pensava davvero che io fossi tanto pazza da credere che lei o il giudice mi avrebbero in qualche modo aiutata? Ma era il tono di superiorità nella sua voce che mi mandava in bestia. Butterworth, vero? Domandai. Quello è il tuo nome? Perché lo vuoi sapere? Non lo dico mai alle ragazze. Io non sono una delle tue ragazze, sono una donna adulta. Perché non dici il tuo nome? Te ne vergogni? No, Joanne, non mi vergogno del mio nome. È una questione di rispetto. Sono la capo reparto qui. Le ragazze mi chiamano Miss Butterworth e io le chiamo per nome. Bene. Non hai fatto nulla perché io ti debba rispettare. La gente riceve il mio rispetto solo quando se lo guadagna. Visto che non mi vuoi dire il tuo nome, voglio che mi chiami per cognome. Puoi scegliere tra Miss Saccour o Miss Chesimard. Non ti chiamerò per cognome, continuerò a chiamarti Joanne. Ok, per me va bene. Se riuscirai a sopportare che io ti chiami signora puttana quando ti vedo, non rispetto chi non mi rispetta. Chiudi la porta chiave, disse alla guardiana, e se ne andò. I giorni passavano. Evelyn chiamò il direttore. I due capi reparto, ce n'erano due del carcere. La Butterworth e un uomo chiamato Cahill. Cahill aveva il potere, la Butterworth era solo di rappresentanza. E innumerevoli altre persone. Non si poteva fare altro che ricorrere al giudice. Avevo poca se non addirittura nessuna sensibilità nel mio braccio destro, sapevo che avevo bisogno di una terapia fisica se vo volevo usarlo ancora, avevo imparato a scrivere con la mano sinistra, ma non era un buon sostituto, avevo bisogno di una diagnosi più specifica su cosa fosse stato esattamente danneggiato per sapere se mai avrei potuto usarlo di nuovo, anche con la terapia fisica. L'isolamento mi faceva impazzire, avevo bisogno di materiali per scrivere, dipingere o scarabocchiare. Tutte le mie richieste rimanevano inascoltate, non mi permettevano niente, compreso l'olio di arachidi e una piccola palla per aiutare i movimenti del mio braccio. Quando il dottore del carcere mi visitò gli chiesi del mio braccio. Noi dottori non siamo onnipotenti, non c'è nulla da fare quando un arte è paralizzato. Ma mi hanno detto che potrei migliorare, protestai. Sì, e il fisioterapista del Roosevelt Hospital ha detto che l'olio di arachidi mi aiuterebbe. Olio di arachidi chiese ridendo: Questa è buona, non posso certo prescriverlo. Il mio consiglio. È che ti dimentichi di questa roba. Non ne hai bisogno. Qualche volta nella vita bisogna accettare cose che non sono piacevoli. Lei ha pur sempre un braccio sano. Continuai a parlare, ma era tempo sprecato. Non aveva alcuna intenzione neppure di tentare di aiutarmi. Vuole almeno prescrivermi della vitamina B? Va bene, anche se in realtà non ce n'è bisogno. Da allora, ogni volta che mi chiamavano per la visita medica, vi andavo riluttante, il medico toglieva il braccio dalla fascia, lo muoveva di qualche centimetro avanti e indietro. Oh, sì, sta migliorando, diceva. Ogni volta chiedevo della fisioterapia, e ogni volta diceva che non ci poteva fare niente. Alla fine, Evelyn andò dal giudice. Alcune delle cose che pretendevamo erano ridicole. Oltre alla fisioterapia, e alle analisi neurologiche chiedevamo olio di arachidi, una palla di gomma, una maniglia di gomma, libri e materiale per disegnare o dipingere. Il giudice alla fine concesse una fisioterapista se noi l'avessimo trovato e pagato la parcella, ma non se ne trovò mai nessuno. Sembrava che nessun fisioterapista della contea del Middlesex volesse venire in carcere per curarmi e potevano essere ammessi solo fisioterapisti di quella contea. Ottenni comunque l'olio di arachidi e la maniglia e in breve tempo aveva elaborato tutto un programma di fisioterapia.